Rimane molto problematica ad Alcamo la situazione relativa alle lunghe attese davanti all'ospedale San Vito e Santo Spirito. C'è sempre il costante rischio di assembramenti. Ecco, vediamo una panoramica della situazione qui nello slargo antistante il nosocomio alcamese. Lunghe attese, come già più volte documentato qui su Alcamondo Blog, per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. E a proposito di vaccinazioni anti-Covid, rechiamoci adesso al Palasport Vincenzo D'Angelo. Palla d'Angelo che vedete adesso alle mie spalle e che è la sede già prescelta per realizzare un hub vaccinale per tutto il distretto sociosanitario che comprende i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Seggista. Sono all'interno di questo palazzetto in corso i lavori, non sappiamo con certezza quando saranno ultimati. Rimaniamo in attesa che nel più breve tempo possibile si possa mettere a disposizione della collettività anche questo spazio già individuato appunto per poter effettuare questi servizi sanitari fondamentali in questo grave periodo di emergenza Covid che si ripercuote ovviamente anche sulle altre emergenze, perché ricordiamo i disagi sono anche per chi ha bisogno di essere ricoverato in ospedale per altre patologie e che si ritrova, soprattutto in questi giorni, anche all'ospedale di Alcamo ad affrontare dei problemi di non poco conto.